Appuntamento con la prima gara di questo girone di UEFA Champions League. C'è un grande entusiasmo sugli spalti al momento dell'ingresso in campo delle due squadre. Eccoci pronti ad ascoltare l'inno ufficiale della UEFA Champions League. Delle due squadre. È iniziata ed è Dodò, prova il filtrante, Jardel legge bene l'azione, blocca il pallone, porta il pallone in avanti, riceve in zona pericolosa, Carà, tocca già la rete, cross in arrivo, si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Feisa, Carà, Andrea Almeida, prova la giocata nello spazio, attenzione, c'è il tiro, è stato splendido l'intervento del portiere. E qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. L'Inter non è riuscito a fare nemmeno un tiro in porta finora. Salvio vuole la profondità. Palacio allarga il gioco a destra. Buona la sua iniziativa sulla destra, cerca l'aiuto dei compagni. Va al cross, prova a salire in aria. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che siano riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Sulla fascia, buon intervento difensivo e c'è il gol dell'Inter.
che sblocca la gara. Sono passati in vantaggio, vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Occhio al tiro, gran palo. Prova il filtrante, colpisce, arriva nella tre quarti avversaria, c'è il cross, può tentare la conclusione, ce l'hanno fatta, sembrano avere il totale controllo della gara. Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene il tiro. Si riparte da un netto 2-0. Un gol determinante, con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. C'è la palla lunga in avanti, ancora un ottimo intervento difensivo. Andrea Almeida, Tarap, vuole la profondità, ha la possibilità di andare verso la porta. La mette in mezzo, ha misurato male la distanza qui. Palla allontanata senza troppi complimenti. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. 2-0 dunque alla fine di questa prima frazione. Iniziano i secondi 45 minuti. Feisa cerca spazio. Banega. Dodò. Buona la progressione a sinistra, ma non ci sono grandi spazi. C'è spazio per calciare, passaggio intercettato. Ottimo disimpegno, la spazza via. Salvio. Salvio, iniziativa interessante. Banega. Prova la giocata nello spazio. Occasione per il contropiede. Si avvicina alla porta. Mauro Icardi ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Prova il tiro, palla respinta dal portiere. Il portiere c'è. Bella palla, devi approfittarne. Un'altra conclusione. Cerca il tiro.
allontana il pallone. Ci prova di nuovo. Non è stata una parata perfetta, ma se l'è cavata. Samaris cerca di pescare il compagno là davanti, cerca spazio. Icardi, l'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Samaris cerca la profondità. Eder, tocco preciso. La butta in mezzo. Spazza il pallone. Tenta la conclusione. Tiro da dimenticare. La difesa ha avuto un attimo di esitazione. Non sapevano se alzarsi o rimanere a protezione dell'area di rigore per invitarli al tiro dalla distanza. Dove si prende? E trova bene il compagno. Gioca una palla lunga. Vuole la profondità. Riceve in ottima posizione. Occhio al tiro. Ha sprecato per la verità una grande opportunità. Qui ha avuto troppa fretta, si è fatto prendere dalla tensione probabilmente. Fondamentale. Ottima progressione, palla al piede. Qui può partire il contropiede. Occasione. Occhio alla conclusione. E c'è ancora un gol. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? La difesa si è dimenticata completamente di lui. Si riparte dal 3-0. Samaris prova il filtrante, ci prova, palla respinta. Il portiere è arrivato sulla palla e se l'è messa alle spalle. Ora sistema a calcio d'angolo e il portiere non la manda certo a dire ai suoi compagni di reparto in difesa. La difesa non ha chiuso con tempismo sull'autore della conclusione. Anch'io al posto del portiere mi sarei arrabbiato. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. E la difesa se la cava con grande mestiere. Allontana il pericolo. Prova a verticalizzare. Passaggio in avanti. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Ottimo intervento. L'arbitro dice che può bastare. Volevano iniziare al massimo questa stagione e questo torneo. È un risultato importante per la classifica e per il morale. Non potevano chiedere di meglio. Iniziare il torneo con una vittoria ti dà sicurezza e tranquillità in vista delle partite successive. Certo, devono continuare su questa strada.